La rassegna stampa è offerta da... Sabato 24 gennaio, un buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere insieme le prime pagine del giornale di oggi. Apriamo con il Messaggero, la Grecia al voto scuote l'Europa, domani elezioni, il favorito Tsipras sull'austerità, non rispetterò i patti, Berlino così siete fuori, piano BCE scontro Bundesbank Visco, rallenta le riforme, no, sarà efficace, euro ai minimi, il reportage Atene sfinita si aggrappa ad Alexis, ma troverà i soldi che servono? Vertice a Firenze, il Premier vede Merkel, bene Draghi, ora basta alibi e turbo alle riforme. Colle, Renzi cerca l'unità nel PD, farò un nome condiviso, ma la sinistra lancia il patto anti-Nazareno, Alfano serve una scelta che sia lungimirante. Il tennis, Australian Open, Seppi si traveste, un giorno da Federer, impresa dell'azzurro, KO il campione svizzero. La Gazzetta del Mezzogiorno, economia, cura Draghi, euforia Renzi, il premier davanti alla Merkel, ora metto il turbo alle riforme, ma è scontro tra Banca Italia e tedeschi sugli impegni di Roma. Dalla cancelleria appoggio al governo italiano dopo l'iniezione di liquidità decisa dalla Banca Centrale Europea. Taranto, martedì l'Ilva annuncia la cassa integrazione e a gioia del Colle l'Ansaldo manda a casa 197 dipendenti, la produzione va all'estero, città paralizzata dai blocchi dei dipendenti indotto. Battaglia per il Quirinale, asse Matteo Silvio, scatta il fronte del no, Vendola, anti-Nazareno, al Colle. Processo Scazzi, Cosima, basta, adesso parlo io, annuncia a sorpresa, è in cella da quasi 4 anni. Nel Milino la maglia Leuca, statale 275, indaga la procura di Bari, adesso c'è una terza inchiesta. La Gazzetta di Lecce, il raddoppio della maglia Leuca, statale 275, nel Milino progetti e rifiuti interrati, una terza inchiesta della procura di Bari, dopo quelle di Roma e Lecce, la Guardia di Finanza al lavoro. Sernatia, una devozione anomala alla porta a saccheggiare le edicole votive, ruba 24 statue della Madonna, denunciata. Lecce, telecamere per scoprire chi inquina il territorio. Strisce blu, c'è Easy Park, la sosta più facile, il nuovo sistema di pagamento dal 1 febbraio. Infine il nuovo quotidiano di Puglia, ultimatum ai piccoli comuni, il prefetto ai sindaci di 40 municipi salentini, accorpamenti o commissario, funzione dei servizi su direttiva del Viminale, l'avviso finale ai centri con meno di 5.000 abitanti. La sosta pagata con il cellulare, addio incubo di monetine e multe, il sistema in vigore a Lecce dal 1 febbraio. Ho figli, non avrei mai ucciso una bambina come Angelica, parla l'accusato del feroce omicidio della piccola di 2 anni a Parabita. Il raid a Lecce, assicuratrice pedinata e rapinata di 4.000 euro. La Regione mette in vendita il pacchetto di azioni 50% delle terme di Santa Cesaria, la dismissione delle società partecipate in perdita. All'interno in primo piano le sorti del siderurgico, barricate per il lavoro, Taranto bloccata dagli operai dell'indotto, statali chiuse e comune occupato, diraga la protesta. L'appello al Premier, vendo la situazione esplosiva, il governo intervenga subito. Lettera a Renzi, chiarezza sugli appalti Ilva. Dopo il sindaco in campo anche il presidente della regione. La pagina dedicata a Lecce, la sosta con il cellulare, monetine e multe. Addio, si paga con un'app, possibile prolungare l'orario dello smartphone. Il caso, tranquilli, la privacy non viene violata. Guacci, aspettiamo ancora una risposta. Italia e municipi, ultimatum del prefetto ai piccoli comuni, fusioni o commissario, lettere 40 sindaci sotto i 5.000 abitanti, accorpamento dei servizi entro il 17 marzo. La protesta, ma così sarà distrutta l'identità del Salento. I primi cittadini pronti a valutare anche ricorsi, si rischia il caos e si spenderà ancora di più. E infine chiudiamo con lo sport, il calcio, ultima chiamata per la B, al Via del Mare c'è il Matera, Pagliari si affida a Moscardelli. Gli avversari, Auteri, il Lecce ha un organico super, ma noi ci proviamo. Bene, anche per oggi il nostro appuntamento alla rassegna termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...